Ospedale oncologico, molto rumore per nulla. Dopo il clamore dei mesi scorsi, di fatto la situazione è immutata. Sì, infatti siamo profondamente delusi dal risultato che è scaturito dalle riunioni in terza commissione sanità, che comunque hanno confermato la gravissima situazione dell'oncologico, l'incrostazione proprio, letteralmente parlando, di problemi gravissimi, però di fatto in maniera pilatesca se ne lavate le mani e quindi ad oggi il management aziendale dell'oncologico, compreso tutto il CIV, è ancora saldamente ancorato alle proprie posizioni. Nonostante il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, avesse chiesto un passo indietro. Certo, e infatti il Presidente Emiliano aveva chiesto proprio un passo indietro per il bene dell'oncologico, per il bene dei pazienti malati di cancro e per il bene dei lavoratori. La FIALS è continua ad esprimere solidarietà al Presidente Emiliano, confermando la linea che ha tracciato, ovvero quella del dimissionamento del Direttore Generale e tutto il suo staff e dei componenti del CIV, perché ad oggi la situazione è letteralmente caotica, non siamo più nelle condizioni di poter andare avanti in questo modo. A discapito sempre degli utenti. Certo, a discapito degli utenti, perché ribadiamo che la ginecologia non continua ad effettuare interventi chirurgici, la chirurgia apparato digerente non ha ancora un primario, i 5 mesi di lista di attesa per la radioterapia e tutti i vari problemi, la carenza di personale infermieristico e tutti i vari problemi, gli atavici problemi che attanagliano l'oncologico.